Vi ricordate del crollo del Palazzo degli Stemmi? Un momento nero nella storia recente della Torino artistica monumentale che riviviamo insieme con queste immagini. Era il giugno del 1984. Sono passati 7 anni e la storia infinita di un restauro che coincise purtroppo anche con una parziale distruzione sembra essere arrivata quasi alla parola fine. Il Palazzo degli Stemmi si sta rianimando. Pochi giorni fa, infatti, ha riaperto i battenti la storica farmacia degli Stemmi. Nell'84 fu l'ultimo negozio a lasciare il palazzo, proprio poco prima del crollo, ed ora è il primo a ritornare alla normale attività. La farmacia a quei tempi era dell'Alleanza Cooperativa, rimase chiusa per una serie di problemi burocratici per circa 4 anni, poi trovò posto come altri esercizi commerciali nella stessa zona, in via Rossini. La farmacia ha un particolare valore artistico anche per i bellissimi arredi che risalgono al 1850 e furono firmati dall'architetto Michela. Gli anni di abbandono avevano peggiorato le condizioni già precarie delle scaffalature che dalla costruzione non erano comunque mai state restaurate. Per i farmacisti il recupero dei mobili non è stato semplice, una ditta specializzata ha dovuto restaurarli in loco. Ora si spera che altri negozi possano presto riaprire i battenti, anche per risolvere il problema dell'abbandono dei portici del palazzo, che nella parte lontana dalla farmacia sono spesso decisamente sporchi.